Una storia densa di eventi che si intrecciano con la più grande storia nazionale ed oltre confini. Un popolo fiero e combattivo, geloso custode della propria autonomia e identità. Una collocazione geografica che lo vede immerso tra vigneti e dolci colline. Stiamo parlando di San Giorgio Canavese, un piccolo comune adagiato ai piedi della Serra Morenica, che nel corso dei secoli ha saputo guadagnare rinomanza diventando l'Atene del Canavese. Personaggi celebri e gente comune hanno contribuito a renderlo un luogo di interesse storico, artistico e culturale, insieme alla sapiente opera della natura e dei ghiacciai, che lo rendono parte di un territorio ricco dal punto di vista naturalistico, che desideriamo farvi scoprire. Partiamo dalla fine, tradurre un principio in azione compiuta, una bella frase con un bel significato. Sì, esatto, questa è una bella frase che abbiamo proprio utilizzato come chiusura di questo lavoro ed è un po' il filo conduttore di tutto quello che è stato creare questo audiovisivo, ovvero tradurre anche nel mio caso in immagini quello che si vuole fare e quello che si farà e quello che si è fatto. Quindi un videodocumento che racconta sì i vari eventi, le varie attività che il Comune di San Giorgio ha svolto negli anni passati, però guarda caso c'è sempre un piede nella storia, quindi c'è sempre uno sguardo al passato, e San Giorgio ce n'è molto di passato e di storia, ma progettando il futuro. Il futuro si fa sicuramente coinvolgendo le persone del paese, e San Giorgio è un grande esempio, ci sono associazioni, ci sono gruppi spontanei, ci sono semplici amici, ma ci sono anche delle associazioni che lavorano all'interno dei musei, coinvolgerli per progettare il futuro, e questo è quello che San Giorgio sicuramente sta facendo, quello che farà, quello che ha fatto comunque, e questo audiovisivo è non solo un ricordo, ma anzi secondo me deve essere la base per guardare avanti. Utilizzare il passato come volano per il futuro. Assolutamente, esatto, utilizzare il passato come volano, perché noi comunque vivendo in Canavese abbiamo una miriade di paesi grandi e piccoli, con forti radici, radicate nel territorio, ma a volte stentiamo un po' a progettare e guardare avanti. San Giorgio nel Canavese, il titolo di questo docufilm, proprio perché non è solo San Giorgio, ma è San Giorgio all'interno di un territorio. E questo territorio, secondo me, è sempre stato ricco, lo è, dobbiamo soltanto iniziare a progettarlo meglio per andare avanti sempre di più. Sicuramente c'è un'altra produzione in cantiere, una piccola anticipazione. Sì, c'è una produzione in cantiere perché comunque non siamo mai fermi. Ti do un'anteprima perché in realtà è veramente in cantiere. Mi piacerebbe realizzare un audiovisivo, un documentario sulla storia, i riti e i miti che stanno dietro al Carnevale di Ivrea, lo storico Carnevale di Ivrea. Questo è un lavoro a cui sto lavorando da anni, che non vuol dire raccontare solo la battaglia dell'Arancia, che è la fine. Io voglio andare a vedere quello che ci sta a fondo di questo storico carnevale, e sto scoprendo parecchie cose, chiaramente con l'aiuto di parecchi studiosi e storici del territorio. Sindaco Andrea Zanusso, questa sera tanta gente al castello per la proiezione del docufilm San Giorgio nel Canavese. Sì, è stata una bella serata, una bella festa, la festa che desideravo. È stata una bella iniziativa che ha incoronato un progetto editoriale di Master Black Andri Verga, a cui va i complimenti della comunità di San Giorgio e dell'amministrazione. Una risorsa nel Canavese, come ho detto stasera. Sono lieto di averla presentata con tutta la comunità raccolta, le associazioni, le autorità, sindaci e amministratori dei paesi vicini che sono venuti a condividere un anno di storia,
una esperienza delle attività delle nostre associazioni che hanno rivitalizzato in questi anni la comunità sangiorgese, da eventi che vanno da Expo Elette al mercato della terra e delle biodiversità al BRIC, tutte unite dallo stesso spirito, la volontà di accogliere con progetti di qualità, in amicizia, un messaggio di comunità che va al di là dei confini di San Giorgio. Come ha detto Andri Verga, il passato, guardare il passato e usarlo come volano per il futuro. Sì, è un paese il nostro di San Giorgio con un'antica storia. La Tene del Canavese è stata la metafora con cui siamo cresciuti da piccoli. Abbiamo voluto immortalare un tempo moderno di un anno, a dimostrazione appunto che guardando al passato si possono fare delle cose in un istante, ma lo sguardo è rivolto al futuro, alla volontà e all'opportunità di coinvolgere altri con iniziative che vadano, come dicevo, al di là dei confini, nel vero spirito di comunità che questo territorio ha saputo mostrare e insegnare al resto d'Italia. Il docufilm è stato racchiuso in un DVD a disposizione dei cittadini? Sì, il DVD noi lo mettiamo a disposizione dei cittadini, abbiamo fatto le prime 500 copie, sono cedute diciamo ad offerta perché i fondi raccolti vanno all'interno del Fondo di Sviluppo Locale che vuole essere utilizzati appunto questi fondi per iniziative benefiche e di sostegno di associazioni locali e del territorio che si impegnano in temi particolarmente complessi. Le cui origini sarebbero da ricollegarsi alle grandi signorie del secondo millennio d.C., gli Ascarici, gli Aleramici e gli Arduinici. San Giorgio diviene così la località principale rispetto all'attuale Cortereggio, resa insicura dalle esondazioni dell'Orco e anche perché in San Giorgio sorge in posizione strategica il castrum, ovvero il castello fortificato.